Ciao ragazzi, bentrovati. Volevo oggi aprire in live i miei premi della Weekend League, però purtroppo ho avuto un po' di problemi personali, per cui farò semplicemente un breve video dove intanto apro i player picks. Ho un sacco di carte non assegnate da assegnare, sono tutti gli investimenti TOTS fatti in mattinata e spero di completare le vendite oggi in modo tale da aprire tutti i pack. Adesso vediamo i picks cosa mi scappa. Allora, vediamo il primo picks. Ho fatto oro 2 per la prima volta, ho completato una Weekend League grazie al supporto di due amici che hanno giocato tante partite per me, perché se no io ne avrei giocate veramente poche. Qui diciamo che vabbè, pareco Ter Stegen, prendo pareco per un discorso di non lo userò mai, non useranno mai nessuno dei due, però magari in qualche SBC si possono utilizzare. Vediamo un po' il secondo picks. Una merda. Una merda perché mi servirà solo per un discorso di sfide. Hermoso non lo userò mai, poi costa poco. Penso di prendermi lui magari come sub da provare, ma lo metterò in qualche sfida. Vabbè, poteva andare peggio, dai. Poteva andare meglio, molto meglio, poteva andare anche peggio. Allora, per quanto riguarda invece discorso investimenti in vista del Team of the Season della Serie A, sicuramente per alcune carte è meglio acquistarle adesso perché sono carte che spariranno dai pacchetti per una settimana, vale a dire quei giocatori che effettivamente saranno presenti nel Team of the Season e poi si faranno investimenti durante il weekend principalmente su quelle carte che potranno essere utili per l'SBC. E adesso andremo a vedere prima una parte e poi l'altra parte delle carte. È importante capire bene però quando acquistare una e quando acquistare l'altra, quindi ascoltate bene. Allora, il primo giocatore che senza ombra di dubbio sarà nel Team of the Season della Serie A e che subirà un rialzo di prezzo pari a quello che abbiamo visto a Dembélé del Barcellona, perché se vedete Dembélé adesso si trova a price range massimo, la versione 84, e la stessa cosa accadrà a Cancelo, vedete non c'è più sul mercato. La stessa cosa accadrà a Cancelo 83 della Juventus. Per cui il mio consiglio è quello di andare ad acquistare già adesso, o meglio stasera. Stasera ci saranno alcuni spacchettamenti dovuti agli incontri principali, ad altre sfide. E per cui il momento migliore sarà probabilmente stasera per comprarle. Cancelo sparirà dal mercato per una settimana perché secondo me e secondo tutti sarà nel Team of the Season. Per cui è una carta che utilizzatissima nell'SBC arriverà a 10k, quindi anche qua sono 2-3 mila crediti a carta sicuri al 100%. Dopo, quello che dobbiamo fare è innanzitutto ipotizzare quali carte potranno essere messe nel Team of the Season e andare a comprare quei giocatori lì perché spariranno dai pacchetti una settimana. Oltretutto andare a trovare quei giocatori che potranno essere utili per le sfide creazione rosa. Quindi giocatori come difensori centrali tipo Skriniar. Skriniar ha un doppio investimento perché prima cosa è ovviamente la versione base, oro, perché è una carta molto usata nell'SBC, potrebbe essere presente nel Team of the Season, per cui consiglio di comprare la carta 86 non adesso, magari aspettare stasera e domani. Allora, gli investimenti sono di due tipi, quelli che saranno nel Team of the Season e vanno acquistati stasera. Ovviamente non posso sapere al 100% chi sarà nel Team of the Season, si fa un'ipotesi, quindi vi faccio vedere la mia ipotesi e voi fate le vostre valutazioni. Quindi quelli che vanno nel Team of the Season stasera vanno acquistati, quelli che non saranno nel Team of the Season vanno acquistati nel weekend, fra venerdì e sabato, durante tutti gli spacchettamenti. Quindi vi lascio in descrizione il link alla nostra prediction, o alla mia prediction, e altrimenti vi consiglio di andare ad acquistare i seguenti giocatori. Per cui difensori centrali, centrocampisti, bridabili 84, 85, 86, giocatori come Barzagli utilizzatissimo nell'SBC, chiaramente è un giocatore che non sarà nel TOTS, per cui sarà da acquistare nel weekend. Lo stesso discorso capita ad Acerbi. Acerbi è un giocatore che probabilmente non sarà nel Team of the Season, vedremo, e sarà da acquistare probabilmente nel weekend. Come vedete già costa 5.000. Adesso chiaramente non è da acquistare perché si è alzato, ma nel weekend, se non dovesse essere nel TOTS, si alzerà maggiormente. Poi ci sono tutti quei giocatori facilmente ibridabili come Khedira, come Szczęsny 86, come Perisic, come Matuidi, come Manolas, Miranda, eccetera, eccetera.
sono quei giocatori che noi andremo a comprare nel weekend, quindi ripeto, tra venerdì e sabato sera, a causa degli spacchettamenti, andremo a comprare queste carte perché saranno utili per le sfide creazione rosa in arrivo. Quindi sia i Tots Moments, eventuali flashback Tots, il Team of the Season garantito, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le carte di cui vi sto parlando, ovvero l'84, 85, 86, saranno i giocatori che prenderemo nel weekend. Mentre i giocatori che pensate possano essere inseriti nel Tots del Team of the Season della Serie A vanno presi questa sera durante gli ultimi spacchettamenti prima dell'uscita, del giorno dell'uscita del Team of the Season della Serie A. L'unico giocatore su cui io vi direi, come ho già detto, di puntare tanto è Cancelo 83. Magari stasera si riesce a sniperare anche sotto i 6000-6200 su PS4, 6500 su Xbox One. E sono straconvinto che andrà a price range massimo 10.000 crediti, come è accaduto e vi ho mostrato a Dembélé. Per tutto il resto, giocatori ibridabili, come sempre, 84, 85, 86, anche 87 se avete capacità economica. E per tutto il resto vi consiglio di seguirmi su Instagram FoodTrainingChotItalia. Come avete visto, oggi abbiamo fatto le prime vendite. Origi pagato intorno ai 59-60 mila crediti 2 giorni fa. Griezmann pagato ieri intorno ai 51, si vende oggi a 58-59. Neuer pagati 100, adesso ho sbagliato 100-132, è 100-102 chiaramente, venduto a 119 e così via. Anche qui abbiamo fatto ottimi profitti. Sto listando e rivendendo i Tots che ho conquistato stamattina e si stanno già rivendendo a prezzi maggiorati. Iglesias costa 55, Pareco costa mi pare 83-84, Hermoso è già arrivato a 74-75 mila. Quindi vendiamo, vendiamo, vendiamo. Guardate gli IF che prezzi hanno fatto. Si pagava Pellegrini 22-23k, Luis Gustavo si pagava 28-29k. Sono saliti perché questa settimana il Team of the Week fa schifo. Ci sono tante SBC che chiedono IF, per cui si vanno ad utilizzare gli IF già esistenti nei precedenti Team of the Week. Se avete dubbi, chiarimenti, commentate qua sotto, ditemi chi avete trovato nei picks, se avete sculato con Suarez, Griezmann e Messi. Se no, ci vediamo su Instagram, solito pagina FoodTrack Iniziativa Italia. Iscrivetevi al canale YouTube, grazie per l'ascolto, un saluto da Lucio. Ciao ragazzi!